Sì, oltre ai quantitativi raccolti, e parlo di raccolta differenziata dell'umido, sono importanti, è importante la qualità dell'umido raccolto. Diciamo che in Italia la qualità media dell'umido raccolto è molto elevata. Fatto 100 i chili di umido raccolto, 95 sono sostanza organica compostabile, quindi idonea ad impianti di compostaggio, impianti di digestione anaerobica. Per quanto riguarda la raccolta di Milano, siamo a numeri ancora migliori, nel senso che c'è solo un 2-2.5% di materiali indesiderati, quindi abbiamo un 97-98% di materiale compostabile. Quindi Milano è partita da poco tempo, da pochi mesi, da poche settimane, però la qualità è veramente eccelsa, equiparabile poi a quelle che sono le raccolte differenziate porta a porta di ambiti territoriali vicini a Milano, quindi la provincia di Bergamo, la provincia di Lecco, la provincia di Lodi, il Veneto, contraddistinti anche questi da una modalità di raccolta molto simile, porta a porta con il sacchetto biodegradabile e compostabile e intercettazioni molto alte, quindi Milano sta andando nella direzione degli comuni più virtuosi d'Italia, abbinando la quantità raccolta con la qualità dell'umido.